È Dante Alighieri il filo conduttore dell'anteprima della Vernaccia a San Gimignano, un'anteprima diffusa in programma fino al prossimo 14 giugno. Una degustazione per la stampa che seguirà il connubio tra sei tipologie di vernacce e altrettante figure femminili presenti nella Divina Commedia, evocate per i tratti caratteriali che l'avvicinano ai vini selezionati. Un vero e proprio viaggio nel territorio in un calice che segna anche la ripresa del mercato del vino. Per la vernaccia i primi mesi del 2021 sono molto interessanti, infatti hanno registrato già, insomma, ad oggi già un più 13% rispetto all'anno scorso, includendo i mesi pre-Covid, pre-pandemia, quindi un dato molto significativo, un dato che indica che la vernaccia sta crescendo, infatti anche se paragonata agli anni precedenti, 2019 e 2018, è in linea, se non addirittura in crescita anche rispetto agli anni appunto appena menzionati. Vernaccia, un vino che parla anche al femminile, femminile non solo per la larga presenza di donne ai vertici del consorzio, ma anche per le caratteristiche stesse della denominazione. E la Vernaccia è un vino molto legato alle donne, la presidente del consorzio della Vernaccia è una donna e ha proprio quest'anima femminile, un po' ribelle, un po' particolare, che caratterizza questo vino, che però è un vino molto identitario, molto legato a questo territorio, molto legato alla sua storia, alla particolarità e alla tipologia di questa terra. Al Museo d'Arte de Grada in degustazione 69 etichette di 34 aziende in anteprima in massima sicurezza, tamponi per i giornalisti, sommelier e personale addetto alle degustazioni e postazione a distanza di sicurezza di almeno 2 metri, infine per 9 giorni dal 22, 23, 24 maggio, 30 e 31 maggio, infine 6, 7 giugno e 13 e 14 giugno verranno allestite 12 postazioni per ciascuno dei 3 turni di degustazione, dove si potranno assaggiare gli stessi vini ancora non usciti sul mercato. I primi 2 round, quelli del 22, 23, 24, 30 e 31 maggio, saranno riservati agli operatori del settore. Poi l'apertura, quelli di giugno, saranno aperti anche al pubblico.